Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Il titolo della puntata di oggi è Il vero full digital nella chirurgia implanto protesica. Affronteremo questo argomento insieme al dottor Antonello Sanfilippo, che è in collegamento con noi da Mazara del Vallo in Sicilia. Buonasera dottore, benvenuto. Buonasera signore, buonasera, buonasera. Dottor Sanfilippo, quindi che cosa si intende con il vero full digital nella chirurgia implantoprotesica? Fra l'altro so che lei ci ha portato anche un video esplicativo. Perfetto, sì. Sì, perché il flusso, diciamo, digitale nella chirurgia implantoprotesica spesso viene un pochettino vanificato. Perché viene ed è un, diciamo, un problema che ho sempre avuto io, perché molti colleghi pensano che usando una dima chirurgica si effettui una chirurgia computer guidata. Invece no, perché se noi andiamo a vedere tutte le fasi di lavorazione, noi vedremo che gli appuntamenti, l'impronta digitale e tutto vengono effettuati digitalmente, ma in realtà la registrazione della dimensione verticale, quindi apertura e chiusura della bocca, l'intervento chirurgico e poi la funzionalizzazione delle protesi vengono fatte in maniera statica, diciamo in maniera digitale, non digitale. Infatti io faccio sempre questa riflessione come se mettessimo una diga che blocca il flusso, un flusso di liquidi in questo caso, ma nella chirurgia un flusso digitale. E quindi rimuovendo la dima, che non è altro che appunto un qualcosa di statico, noi andiamo a effettuare una chirurgia completamente digitale, sia della registrazione con un sistema digitale, la chirurgia che diventa navigata e la funzionalizzazione delle protesi tramite un robot che ci dà proprio la simulazione di avere il presente in consegna della protesi. I vantaggi del flusso digitale sono tanti, perché in realtà noi abbiamo riduzione sostanziale di errori umani. E, diciamo appunto dati da questo normografo che potrebbe simulare la nostra chirurgia guidata statica, che sarebbe la dima, dove se noi andiamo a porre la penna andiamo a vedere che l'errore ce l'abbiamo il momento in cui andiamo a togliere questa dima, un errore che potrebbe essere umano, quindi igiene. E in questo caso viene identificato come igiene senza la C a posto della E. Invece se noi andiamo su un flusso digitale guidato, quindi computerizzato, noi avremmo l'errore segnato dal computer e quindi non ci sarebbe più l'errore umano. E, in questo caso noi abbiamo la velocità operativa, che sono appunto immediatezza della progettazione dell'intervento, nessuna attesa per la realizzazione dei manufatti che consentono di eseguire l'intervento, e il rispetto delle normative CBCT della DIMA. Quindi poi abbiamo eco-friendly, perché non ci sono scarti, non c'è più una DIMA statica da dover smaltire. E in questo caso diventa ecosostenibile, e quindi non ci sono poi nessun ingombro all'interno del cavo orale, perché una dima chirurgica dà un certo ingombro. L'intervento risulta non invasivo, e poi c'è la possibilità di modificare appunto il nostro intervento costantemente. Queste qua sono le evidenze scientifiche sulla chirurgia computer guidata, che è quella che uso io, rispetto alla computer alla chirurgia statica fatta con le dime. Ecco qua, ce ne sono altre, con gli errori possibili avuti da una dima statica rispetto a una chirurgia guidata. La chirurgia guidata in questo caso non ci dà completamente errori, diciamo, umani, cioè, perché l'errore umano viene identificato appunto
dal computer stesso. Quindi dobbiamo un po' capire se vogliamo appunto la qualità o la quantità di un lavoro, che poi diventa la nostra chirurgia. Questa qua è la chirurgia, diciamo, dinamica, che è quella che uso io, dove tramite appunto il computer noi vedremo nella chirurgia stessa il decorso della nostra fresa per la realizzazione dell'alveolo implantare, e in questo caso noi possiamo andare a evidenziare i vari parte anatomiche di rispetto, che potrebbe essere il nervo alveolare inferiore, dove si vede questo cerchietto, e l'impianto inserito in prossimità, senza avere il timore di andarlo a ledere, che questa è la cosa importante rispetto delle anatomie e dei punti sensibili del corpo umano, in questo caso della mandibola con il nervo mandibolare. Questo qua è un qualcosa che affligge un po' il nostro lavoro. E lì abbiamo un caso in cui io porto in evidenza che è una situazione iniziale, dove abbiamo noi questa paziente con questi due incisivi mobili di una vecchia protesi, effettuata la nostra CBCT e l'impronta digitale. Io inserisco tutto sul computer. E lì mi faccio una progettazione appunto dell'intervento che dovrei andare ad eseguire. In questo caso io lì c'è tutto il corso della progettazione, che si può fare direttamente in studio con l'ausilio semplicemente del programma, senza l'intervento del laboratorio esterno, e viene progettato appunto l'intervento come sto facendo vedere in queste immagini. La CBCT ci dà qualche piccola variazione, e quindi noi andiamo a matchare la nostra impronta digitale per avere maggior definizione dell'immagine, come si può appunto adesso evidenziare. Tutto fatto in pochissimi minuti in studio, senza avere bisogno del laboratorio, e in questo caso senza alcun errore umano, perché l'errore umano ci verrà appunto, come dire, evidenziato dal nostro computer stesso. Sarà il computer a dire a noi: guarda, questa cosa non la puoi fare perché hai un errore. E da lì iniziamo il nostro intervento. Io con l'ausilio di questi occhiali ho l'immagine dello schermo del mio computer, e quindi della TAC, quindi la CBCT, ed effettuo appunto la resatura del tunnel dove poi verrà inserito l'impianto, quindi dell'alveolo implantare. E in questo caso, anche con l'ausilio del computer, noi andremo a vedere il torque di inserimento dell'impianto con questa nuova tecnologia, dove ci evidenzia realmente se l'impianto può essere caricato immediatamente o no, perché tutti noi sappiamo che il minimo consentito del torque dell'impianto, quindi della sua adesione con l'osso, non deve essere inferiore ai 35 newton. E in questa maniera noi abbiamo il rispetto, diciamo, della chirurgia. Lì andiamo ad inserire già i nostri MUA, per poi andare ad effettuare l'impronta, che verrà poi trasferita al laboratorio. Questa è, ecco, l'impronta digitale, sempre effettuata con attrezzatura digitale, quindi mai verrà apportato del materiale d'impronta, mai verrà apportato della resina, dove tutti questi trasferimenti hanno sempre un minimo di retrazione o di alterazione della posizione. E queste sono delle cappettine che si mettono per rispettare, diciamo, nell'attesa che il laboratorio ci fornisca il manufatto per consentire che non venga sporcata, diciamo, la chirurgia.
L'STL che noi andiamo a estrapolare dal nostro computer verrà inviato al nostro laboratorio che ci dà l'esatta posizione degli impianti all'interno dell'osso del paziente, quindi dell'alveolo. Questo qua è quello che riceve il nostro laboratorio, dove si mette diciamo in modo da poter effettuare appunto la protesi, che la protesi poi verrà funzionalizzata su questo robot che ci simula completamente appunto la dimensione, quindi la masticazione del paziente, dove noi possiamo andare ad effettuare tutti i minimi ritocchi necessari e poi vede, questa qua è tutta la registrazione che si era fatta in precedenza sulla masticazione del paziente che viene trasferita al robot. Noi da qui andiamo ad effettuare tutte le piccole modifiche del manufatto che andiamo poi a consegnare, e in questo caso poi ci sarà appunto la consegna, in questo caso del provvisorio, questo qua è un provvisorio che poi verrà sostituito al completamento dell'osseointegrazione. Ecco, questa qua è appunto quello che simula il nostro robot ed è quello che noi abbiamo acquisito dalla CBCT del nostro paziente, e come potete vedere tutto viene effettuato in digitale, quindi non ci sono più le classiche impronte, non ci sono più le classiche prese della masticazione in cera. Viene in questo caso quasi annullato, non dico del 100%, ma già siamo al 97-98% tutti gli aspetti dell'errore umano che c'erano prima. Quindi l'unico modo di fare un ottimo lavoro è amare quello che si fa. Questo era il nostro Steve Jobs. Questo qua è il mio staff all'interno dello studio, e questo qua è tutto. Quindi, dottore, io deduco che lei ami il lavoro che fa. Una domanda prima di concludere questa puntata. Quindi, quanto tempo si impiega per la progettazione di un intervento chirurgico con questo metodo che lei ci ha appena descritto rispetto invece alla chirurgia guidatica statica tradizionale? Allora, in questo caso noi l'ingresso del paziente, quindi fatta poi tutta la procedura appunto dell'ingresso con tutti i consensi informati e tutto quanto, eseguita la CBCT, noi possiamo immediatamente andare a progettare il nostro intervento chirurgico, prese le impronte, diciamo considerato un'oretta. Un'oretta dall'ingresso del paziente è seduto nella nostra poltrona, cosa che non si può fare con la chirurgia statica, perché oltre che solitamente la progettazione viene effettuata da noi stessi o nel laboratorio odontotecnico e poi ovviamente visionata poi dal chirurgo che dovrà effettuare la chirurgia, ma questo manufatto, questa chiamiamola dima chirurgica, perché è in realtà una dima, deve essere poi costruita dal tecnico. Ci sono tecnici che la costruiscono in 1 o 2 giorni, ci sono tecnici che la costruiscono addirittura dopo una settimana. Quindi non è un qualcosa che si può fare nella stessa giornata, a meno che non si abbia un laboratorio all'interno dello studio, il che è quasi impossibile, o l'80%, 90% dei dentisti non ce l'hanno, anche perché in realtà con le nostre leggi non si può avere il laboratorio all'ingresso dello studio. E poi ci sono appunto il rispetto delle normative, dove addirittura noi come odontoiatri dovremmo eseguire nella stessa giornata la CBCT e l'intervento. Qualsiasi cosa che si fa l'indomani dalla CBCT fatta oggi, quindi dalla TAC fatta oggi, già diventa un qualcosa fuori legge. Cioè io non potrei fare una TAC oggi e l'intervento domani. Questo è quello che ci dice la legge. Perché in questo caso io la TAC dovrei farla fare dal radiologo che c'è in zona, quindi in città.
Molti hanno, diciamo, delle difficoltà perché i radiologi, specialmente nei piccoli centri, magari stanno poi nelle città più grandi che hanno queste attrezzature più sofisticate. Ed ecco, diciamo, con questa tecnica in realtà si ha il massimo della precisione perché non c'è proprio l'errore umano. E si può effettuare l'intervento nell'immediatezza, quindi dopo un'ora circa dell'ingresso del paziente. Benissimo, dottor Sanfilippo, io la ringrazio moltissimo per essere stato qui, per averci dedicato il suo tempo. È stato un piacere per noi, a presto. Prego, grazie a tutti, ringrazio tutto lo staff e tutti coloro che sono in ascolto. Grazie e buona serata. Ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Io vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.